siamo andati in Veneto a scoprire una smart road, ovvero una strada intelligente capace di interagire con l'intelligenza artificiale. Ah, ce l'ho fatta! Oh, oh! Questa non è una strada come le altre, è la tangenziale di Mestre. Abbiamo cominciato ad adottare tecnologie LIDAR oltre alle radar e all'acquisizione di immagini attraverso le telecamere, e in questo modo riusciamo a programmare e ad intervenire, programmare manutenzione, a intervenire con le nostre operazioni di manutenzione in maniera più efficace. Questi sono i mezzi che utilizziamo per poter pattugliare la nostra rete autostradale. Tutti i mezzi di concessioni autostradali venete hanno a bordo il sistema Mobileye. Il sistema è composto da un iWatch in basso a sinistra, da una telecamera montata al centro del parabrezza e di un GPS. Ad esempio, siamo in grado di individuare con un ritardo di soli 10 minuti se nella nostra sede stradale è comparsa, per esempio, una buca. Siamo in grado di verificare se sono presenti dei pedoni. Siamo in grado di verificare se ci sono state delle modifiche sui nostri asset. Cosa sono i nostri asset? Il guardrail, le nostre infrastrutture e la nostra sede stradale. I dati che raccogliamo qui sono funzionali un domani alla guida autonoma. Tutti i dati di monitoraggio presi dai nostri veicoli serviranno a creare un substrato tecnologico che permetterà un domani ai veicoli di muoversi autonomamente sulla nostra infrastruttura. Dati che serviranno a dare quelle informazioni necessarie ai sistemi bordo delle auto per poter percepire cosa succede in strada, banalmente per poter sapere se c'è la neve o non c'è la neve, se c'è una congestione di traffico, se è necessario utilizzare un altro itinerario, se c'è un cantiere e rallentare in prossimità del cantiere. Ovviamente tutto questo rappresenterà un passo epocale per la prevenzione degli incidenti e per garantire sempre di più quell'obiettivo zero incidenti che la Commissione europea si è prefissa entro il 2030. Nella nostra attività c'è una fortissima interazione fra uomo e algoritmo. L'algoritmo è messo in campo dall'uomo e serve per supportare l'azione dell'uomo, e quindi l'azione dell'uomo, per quanto sviluppo tecnologico ci sia, resterà sempre imprescindibile.